glamour, più fashion, più mediatico, più internazionale. Ecco come sarà il nuovo MICA, la più grande fiera mondiale dedicata alle calzature in vita da ben 86 anni. A cambiare, portando un tocco femminile diverso, sarà Anarita Pilotti, la signora Lori Blu, dallo scorso giugno numero uno di Asso Calzaturifici. Ed anche se forse è troppo presto per vedere già in questa edizione di settembre, che si apre martedì prossimo, il primo nel centro fiere di Rho a Milano, il segno del cambiamento, è alla presentazione ufficiale della manifestazione organizzata alla Camera di Commercio di Fermo che la Presidente Pilotti ha annunciato le principali novità. Per quello che ho potuto fare, come sapete, neo presidente dal 9 giugno, non ho la bacchetta magica e naturalmente il MICAM è alle porte con il mese di agosto di ferie. Pertanto quel poco che sono riuscita a fare, ma credo abbastanza in termini concreti. Un'altra novità è il fatto che abbiamo invitato le telecamere di Gio Squillo con Sky, Moda Sky, e quindi andare anche attraverso il satellitare, essere presenti anche in vari stati internazionali con TV italiane. E poi abbiamo rinnovato il contratto con RDS e in alcuni momenti in filo diffusione sia all'interno degli stand che in Corso Italia, con la presenza di due giorni in diretta, il 2 e il 3, con Anna Pettinelli e Petra, l'altra conduttrice, e un palinsesto fitto di eventi. Senta, secondo lei, per il fatto che c'è l'Expo, ci saranno più visitatori, ci saranno più stranieri, potrebbe essere un traino questo importante? Beh, ce lo auguriamo tutti, naturalmente dopo aver sentito in questi giorni le borse, la caduta del petrolio, le monete, la Cina, il rublo, cioè che più ne ha né più ne metta, è quello, è l'augurio che tutti speriamo come imprenditori, è che sia che vengano i buyer e possano apprezzare i nostri prodotti, la nostra manifattura, le nostre qualità. Quella che partirà dalle Marche, dalle province del distretto più famoso al mondo per le produzioni di qualità ed eccellenza delle province di Fermo e Macerata, è un vero e proprio plotone. Tante aziende pronte a mostrare il meglio delle collezioni primavera-estate 2016, ma soprattutto tanti imprenditori fiduciosi e coraggiosi pronti all'ennesima sfida. Un MICA che prova a rinnovarsi a partire dalle collezioni presentate, pura innovazione, come l'ha definita il presidente della sezione calzaturieri di Confindustria Fermo, Gianpietro Melchiorri. Sì, ha detto bene, una flotta, un bel battaglione di circa 180 calzaturieri provenienti dal territorio fermano, circa 60 di Montegranaro, 40 Porto Sant'Elpidio, 20 Sant'Elpidio, 20 Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano e Monte San Pietrangeli, 17 Torre San Patrizio e Fallerone, 15 Monturano e 5 altri paesi. Per quanto riguarda invece i numeri a livello di MICAM generale? A livello di MICAM generale, dunque, gli espositori sono tanti, 1.443, di cui 602 sono stranieri, una superficie totale espositiva 64.175 metri quadri. Le aspettative, visto che lei ha contatto con questi imprenditori? Dunque, noi per natura, noi imprenditori siamo ottimisti. Non faremo questo mestiere altrimenti. E siamo quindi fiduciosi. Certamente queste fasi di mercato sono incerte e creano anche confusioni, però noi ce la stiamo mettendo tutta. Andiamo a Milano con tutte le collezioni pronte per tornare a casa con un grande lavoro e con gli ordini nel cassetto. Per il territorio maceratese, che porta in dote circa 100 espositori, sono intervenuti il presidente dell'azienda speciale Exit di Macerata, Luciano Ramadori, ed il delegato di Confindustria Macerata, Carlo Cipriani. Gli imprenditori naturalmente in questo periodo
di ferie, non sono stati con le mani in mano, ma hanno cercato di preparare i propri campionari e soprattutto anche di visitare la clientela, quindi per essere preparati alla fiera, quindi cogliere al meglio le aspettative della clientela e del mercato. Quindi naturalmente la fiera cerca di valorizzare quelle che sono le produzioni dei nostri imprenditori e le aspettative sono positive, compatibilmente con le difficoltà, le grosse difficoltà che ci sono e che non ci sono mai state. Naturalmente anche Confindustria Macerata sta cercando di sostenere le imprese attraverso molte azioni, affiancamento sull'internazionalizzazione, la formazione, quindi ricreare anche quelle professionalità artigianali, quelle capacità di fare creatività e di fare qualità che il mercato internazionale ci richiede. Un'edizione dedicata al saper fare, pratica in cui le aziende manifatturiere locali eccellono, anche se non basta più. Adesso bisogna saper comunicare, fare rete, per poi vendere quello che si fa meglio degli altri. E allora ecco la grande, importante, incisiva partecipazione al MICAM dell'azienda speciale Fermo Promuove, con un'area hospitality ancora una volta coprotagonista delle aziende calzaturiere. Sentiamo il presidente Nazareno di Chiara. Abbiamo voluto un attimino anche noi essere al passo con il cambiamento. Si diceva prima, la crisi ancora morde, i nostri imprenditori, soprattutto i piccoli, si sono adoperati per creare nuove collezioni. C'è stato un cambio generazionale anche non solo ai vertici delle aziende, ma anche passando attraverso gli stilisti, i design, quindi le collezioni sono sempre più vicine ai giovani. E quindi le collezioni richiamano più sempre questa esigenza giovanile. Io ho visto collezioni che non sono soltanto adatte ai mercati cosiddetti tradizionali precedenti, cioè il mercato europeo e quello russo, ma abbracciano sempre più e si affacciano sempre più su mercati nuovi, emergenti, ma anche importanti come quello americano, quello giapponese, il mercato coreano. Ho visto collezioni adatte al mercato indiano emergente, quindi e questa novità. C'è anche un'affinità sulle tecniche di vendita, cioè voglio dire, la presentazione dei prodotti e delle calzature è diversa, è più adatta a catturare l'attenzione del visitatore. Le nostre calzature, che sono gioielli, vengono presentate in un modo diverso, sicuramente più accattivante. E noi abbiamo voluto nello spazio hospitality proprio essere protagonisti di questo cambiamento che passa attraverso gli imprenditori. Abbiamo voluto mettere dei segni distintivi, cioè le nostre maestranze, il calzolaio che fa la scarpa, quello che produce il cappello, i nostri prodotti enogastronomici, la promozione turistica, l'artigianato artistico e tradizionale, non solo sulle nostre slide, ma anche sulle vetrine, sull'esposizione dei prodotti. Non ci saranno più le tavole rotonde, lo sapete, ma questa applicazione che gira e attraversa il mondo, attraverso il web e online, ha catturato nell'edizione precedente quasi 80.000 presenze. Noi crediamo di superare questo numero, sicuramente toccando delle tematiche importanti, ma riaffermando soprattutto un concetto che per noi è basilare: la riaffermazione curata, riaggiornata del Made in Italy e del Made in Fermano. Nell'incontro si è parlato anche di credito con il direttore generale della Cariferma Alessandro Con, che è intervenuto parlando di difficoltà del distretto e della necessità di puntare ancora una volta sulla grande forza di volontà degli imprenditori e all'altissima qualità dei prodotti. A chiudere le considerazioni del presidente di Union Camere Marche numero 1 della Camera di Commercio di Fermo, Graziano Di Battista, che ha ancora una volta parlato di internet e digitale, quali strumenti imprescindibili per farsi conoscere e apprezzare. Ecco perché i 4 giorni di fiera saranno raccontati, oltre che dai media, delle TV e dei giornali locali, da blogger e specialisti dei social network che, armati di smartphone, diffonderanno nel mondo le immagini del MICAM e del Made in Marche. Beh, sono tutti iperattivi, gli imprenditori sono a definire i propri campionari, a cambiare quello che già va bene, ma per migliorarlo, per fare delle cose eccezionali da proporre. Le associazioni di categoria svolgono un ruolo primario di raccordo in questo senso e la Camera di Commercio, ma l'intero sistema camerale, cerca di essere a fianco di questi imprenditori insieme alle altre istituzioni in questo momento
che sappiamo particolarmente complessa e difficile, noi ecco, ci teniamo ancora una volta a portare quel valore aggiunto che hanno le nostre imprese, che tante volte non veniva espresso, che è il valore di un territorio che è una meraviglia e un valore anche di altri tipicità, prodotti del territorio che sappiamo graditi a livello internazionale. Faccio uno per tutti, mi viene in mente, no, il prodotto, il vino, che fino a qualche tempo fa non consideravamo quasi per niente, adesso è uno dei punti di forza a livello di Regione Marche. Ecco, questo voler far cogliere tutta una serie di qualità che poi trova la sua sintesi nel prodotto moda. Insieme a questo c'è un territorio che noi vogliamo portare e poi naturalmente, e io lo ribadisco in maniera estenuante, c'è il discorso dei social che portiamo a Milano. Credo che sia qualcosa di impensabile solo pochi anni fa immaginare che in un attimo un click e facciamo arrivare quel teatro, quello spettacolo che abbiamo a Milano a 70.000 utenti che sono del settore, è un target specifico di questo settore. Ecco, insisteremo molto su questo, insisterà la Camera di Commercio sul progetto Google che vuol far sì che le aziende credano sempre più su questi strumenti. Allora, le calzature le sappiamo fare perché sappiamo che i nostri imprenditori, pur facendo sempre un prodotto, ma riescono sempre a innovare, a fare qualcosa di eccezionale. La grinta, la determinazione, nella consapevolezza che il momento è difficile, non manca. Attiviamo un po' tutte queste componenti. Se le istituzioni sono presenti, io voglio richiamare un appello che ha fatto il presidente dell'Assocalzaturieri. C'è bisogno di innovazione e ce lo diciamo tutti, però c'è bisogno anche di mettere le aziende in condizione che l'innovazione si possa fare. Allora è fondamentale che gli investimenti che vanno sui campionari, sull'innovazione, su quello che è l'innovazione dei processi, possano essere defiscalizzati e quindi deve trovare aiuto da parte delle istituzioni pubbliche. Io credo che se c'è questa volontà, senza facili entusiasmi, però con la consapevolezza di chi ha lavorato bene, si possa partire con un buon in bocca al lupo a tutti noi per questo MICAM.